Leggeremo un testo, un libro del profeta Ezechiele, capitolo 36 dal verso 33. Benedetto il nome del Signore. Libro del profeta Ezechiele, capitolo 36 dal verso 33. Dio compie un'opera che umanamente può sembrare impossibile. Amen? Ci credete? Chissà che farà stasera il Signore. Avete la gioia nei vostri cuori. Gloria a Dio. Diamo gloria a Dio. Alleluia. Dio compie delle cose stasera che umanamente sono impossibili. Chissà che fa. A Dio la gloria. Così parla Dio il Signore. Il giorno che io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, farò in modo che le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. La terra desolata sarà coltivata invece d'essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti. Si dirà: questa terra che era desolata è diventata come il giardino d'Eden. E queste città che erano deserte, desolate, rovinate, sono fortificate e abitate. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Io, il Signore, parlo e mando la cosa ad effetto. Così parla Dio il Signore. Anche in questo mi lascerò supplicare dalla casa di Israele e glielo concederò. Io moltiplicherò loro, gli uomini, come un gregge, come greggi di pecore consacrate, come le greggi di Gerusalemme nelle sue feste solenni, così le città deserte saranno riempite di greggi d'uomini, e si conoscerà che io sono il Signore. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo ad una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io gli risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo Spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo Spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre, io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio il Signore, viene dai quattro venti, o spirito, soffia, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi.
tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io il Signore ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Chiniamo un attimo il capo, preghiamo. Signore Dio nostro e caro Padre, siamo davanti a te. Signore, ti chiediamo di parlare al nostro cuore questa sera e di aprire, Signore, i cuori di quanti sono in mezzo a noi per le prime volte. Signore, se ci sono dei morti spirituali, che questa sera possono ritrovare la vita vera, Signore. Perché quella che si vive lontani da te non è una vita vera, è una vita fatta di angoscia, di paure, di ansietà, di morte, di veleno. Ma la vita con te, Signore, è una vita benedetta, una vita vera, è una vita esuberante, è una vita vittoriosa, è una vita che si vive nella serenità, nella tranquillità, nella pace, nella gioia, Signore, nell'amore. E noi ti preghiamo, Signore, di parlare al nostro cuore. Grazie, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Gloria a Dio! Dio compie un'opera che umanamente può sembrare impossibile. Il profeta Ezechiele fu chiamato da Dio a profetizzare in un momento molto particolare. Era la deportazione, il popolo era stato deportato, era un triste periodo della storia a causa del peccato del popolo, dell'idolatria. E ci sono dei termini che abbiamo letto questa sera che ci rivelano quello che è la condizione del popolo. Sono usati dei termini che descrivono la reale condizione del popolo. Avete visto quante volte abbiamo letto: così parla Dio? È vero o no, fratello? Così parla Dio. Ebbene, stasera Dio ha una parola per noi. Ci credete? Siamo venuti qui per ascoltare la parola di Dio. È Dio che conosce lo stato del tuo cuore, della tua vita, della tua famiglia, e conosce perfettamente i tuoi bisogni. Conosce perfettamente lo stato del tuo cuore, la condizione della tua casa, e usa i termini giusti al momento giusto. Il popolo di Israele si trovava in una condizione particolare. Vengono usati dei termini diretti. Dio non usa mezzi termini. Tante volte noi vogliamo addolcire la pillola e quindi cerchiamo di usare delle parole particolari, ma Dio va dritto al sole e ti dice quello che è la condizione del popolo di allora, e chissà che non è la condizione di qualcuno che si trova in mezzo a noi per le prime volte. E noi non ci vergogniamo di dire che un giorno era la nostra condizione. Vengono usati dei termini particolari. Avete visto insieme a me che il Signore parla al popolo e usa questi termini: peccato, iniquità, deserto, rovina. Dio sta dichiarando al suo popolo che c'è il peccato, che c'è l'iniquità, e noi sappiamo che il salario del peccato è la morte. Che tutto quello che il popolo stava attraversando, la condizione, era dovuta al fatto che il popolo si era allontanato da Dio e quindi si trovavano in una condizione di desolazione. Viene usata la parola deserto perché nel cuore dell'uomo c'è un deserto.
Vi ricordate quando siamo venuti a Lui, il nostro cuore com'era? Chissà che questo termine non sia associato proprio alla tua vita fisica, spirituale o alla tua famiglia. Viene usato il termine rovina, desolazione, ossa molto secche. Addirittura viene usato il termine morte, anzi ancora di più, chiuso in una tomba. È terribile questo testo. Io leggevo questo testo e tutto quello che era la condizione di questo popolo era veramente terribile. Desolazione. Sei desolato? Deserto. Sei venuto qui perché il tuo cuore è un deserto? Sei venuto qui e sei affranto, angosciato? E veramente, come abbiamo letto, per te ci vuole la mano di Dio. A volte nei nostri discorsi, quando pensiamo che una cosa sia troppo grande, diciamo ci vuole la mano di Dio. Qua senza la mano di Dio non è possibile risolvere. Nei nostri comuni linguaggi, nel nostro linguaggio comune, si usa spesso questo termine. Oh, qui ci vuole la mano di Dio. Ma io credo che stasera la mano di Dio è su questa assemblea. Come quel giorno la mano di Dio fu su Ezechiele, che gli portò a guardare, a contemplare una trasformazione straordinaria, particolare. Il profeta nel corso del suo scritto ripete spesso questa espressione. Se voi leggete tutto il libro di Ezechiele, ci renderemo conto insieme come spesso lui parla di morte, di veleno, del popolo che era abbandonato in una campagna e Dio dovette passare e dire: vivi tu che sei nel sangue, perché si rotolava nel sangue, era nella morte. Sapete, Ezechiele nelle sue prime visioni non ebbe una bella visione, perché Dio gli portò a fare un giro spiritualmente parlando del tempio e gli portò a vedere quello che era la condizione. Attraverso un foro nel tempio Ezechiele dovette guardare e contemplare quello che c'era nel cuore dell'uomo, quello che c'era in mezzo al popolo di Dio addirittura. Una rivelazione straordinaria. Ed Ezechiele dovette vedere che la gloria di Dio si allontanava dal tempio, come l'uomo è caduto in basso e ha fatto sì che Dio si allontanasse dal suo cuore. Fratelli, sorelle, amici cari, quello che allontana Dio da noi è il peccato. È il peccato. Quello che fa diventare la nostra vita una desolazione è il peccato. Quello che riduce una bellissima costruzione in rovine è il peccato. Quello che distrugge una mente è il peccato. Quello che distrugge i sentimenti è il peccato. E noi non vogliamo addolcire le parole, perché il peccato è peccato. Ed Ezechiele dovette vedere che questo popolo peccava di idolatria. Si rivolgevano al sole, adoravano Tammuz, una divinità dei Fenici, e vedevo alcuni anziani di Israele portarsi il ramo al naso in offesa a Dio e a tutto quello che c'era attorno. Ezechiele dovette vedere che la gloria di Dio si dipartiva dalla soglia del tempio e si allontanava. E che tristezza! Forse nel tuo cuore non c'è la gloria di Dio, ma c'è la desolazione. Forse nel tuo cuore c'è l'amarezza, la tristezza. Ecco, forse sei venuto qui, hai accettato questo invito perché credi che ormai per te non ci sia più nulla da fare. E pensate un po', questo popolo, oltre a vivere in questa condizione e ad avere questi termini, la Bibbia ci dice che erano pieni di sfiducia. Non c'è niente di più grave di un popolo che non ha fiducia, che ha perso la fiducia, ha perso la speranza. Tu incontri persone per strada e gli vuoi parlare di Gesù, di speranza, e ti dicono: ma per me non c'è più speranza, per la mia famiglia è rovinata, per me non c'è più niente da fare. La Bibbia ci dice: ecco, essi dicono. Dio rivela quello che era il loro pensiero, e chissà che non è il tuo pensiero stasera. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche. Non è che è un morto appena, che si può riprendere, o in coma. Le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Ma sapete, questa probabilmente può essere la tua parola. Ma io questa sera
non predico la tua parola, né la mia parola, ma questa sera c'è la parola di Dio. E abbiamo letto: così parla il Signore, così parla Dio. C'è speranza invece. Ascoltate la parola che Dio dice. Forse tu dici: ma per me non c'è più niente da fare, per me non c'è più speranza, per me non si può fare nulla, e ho la mia speranza è svanita. Come farò a riprendermi? La mia casa è una desolazione. Oggi il diavolo sta entrando nelle famiglie, sta distruggendo le menti, i cuori, sta separando i coniugi, sta separando i figli dai genitori. Quello che sta combinando il diavolo nell'ultimo battito di coda, perché ormai la sua testa è stata schiacciata, ma lui sa che ha ancora poco tempo, perché Gesù sta per ritornare. Allora sta cercando di portare via quanto più persone possibile, allontanandoli da Dio, facendoli perdere la speranza. Ma questa sera noi siamo pieni di fiducia e vogliamo ascoltare invece quello che Dio ha da dire a tutti quanti noi. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Una valle piena di ossa di morte. Sì, è vero, ci vuole la mano di Dio. Ma perché, fratello, sorella, per noi non c'è voluta la mano di Dio? E non crediamo che la mano di Dio è ancora stesa su di noi? La mano di Dio non è accorciata. La mano di Dio è ancora stesa su di noi, sulle nostre case, sulla tua vita, sulla tua condizione, per curarti. Prima di tutto la mano di Dio è stesa per accarezzarci. È vero o no, fratello? Io credo che quando uno viene nella casa del Signore, e la prima cosa che si aspetta è una carezza, è un bacio, è il bacio della riconciliazione. Quando il figlio prodigo tornò, non trovò un padre accigliato, non disse dove ti sei fatto estate, fatti pure inverno, hai sperperato i miei beni, non ti meriti nulla, vattene via da me. No, trovò un padre disponibile, e il nostro Padre Celeste stasera è qui disponibile. Amen. Le sue braccia sono aperte. Egli è pronto a perdonarci, è pronto ad accoglierci, è pronto a ripristinare il rapporto con Lui. Quanto amore ha il Signore per te, quanto amore ha Dio per noi. Meraviglioso amore di Gesù. Quando siamo venuti nella casa di Dio, io mi ricordo che una delle prime cose che ha toccato il mio, e tanti le testimonianze confermano, il nostro cuore, è l'abbraccio, il bacio, il sorriso dei fratelli. E quello non era un abbraccio dei fratelli, quello era un abbraccio di Gesù. Non è così, fratelli? Era un abbraccio di Gesù, perché è Gesù che vive in noi, speranza di gloria, ci permette di avere amore nei nostri cuori per i perduti, di accoglierli con amore, con pazienza, con grazia. Gloria al nome del Signore. Così parla il Signore. Guardate questo testo, quanto è straordinario. La mano di Dio che è stesa per accarezzarci, per toccarci, per proteggerci, per curarci, per cibarci. Oh, la mano di Dio non è accorciata. Fratelli, tante volte noi con la bocca facciamo la mano di Dio molto lunga, ma quando siamo nella difficoltà, quando siamo nei problemi, noi pensiamo che il Signore abbia la manella corta. Gli uomini danno la manella corta. Non sia mai chiede aiuto a qualcuno, non possa, voglio dire, no? Ma la mano di Dio può raggiungere la profondità del tuo essere. La mano di Dio può raggiungere il posto che nessuno può raggiungere e darti consolazione se hai bisogno di essere consolato. La mano di Dio può raggiungere il posto che nessuno può raggiungere e curare delle ferite che gli uomini hanno lasciato. Se tu apri le porte del tuo cuore e permetti a Dio di operare nella tua vita e permetti che la mano di Dio si stenda su di te, la sua mano ti proteggerà, ti porterà nel palmo della sua mano, ti scolpirà in mezzo alle sue mani e ti dirà: come posso dimenticarmi di te? Dice la Bibbia: io ti ho scolpito nel palmo della mia mano. Ci tiene continuatamente sulle sue mani, nelle sue braccia d'amore e di grazia. Guardate come la vita cambia quando interviene il Signore. Quello che fa Gesù, se ti ravvedi, se accetti Gesù come personale salvatore. Abbiamo detto che abbiamo una buona notizia. Bene, qual è? Gesù Cristo è morto al mio posto. Noi avevamo
su di noi un atto accusatore scritto in precetti. Che cos'è? È una lettera scritta che ci condannava ad andare all'inferno. L'uomo che pecca, quello morirà. Ma è venuto qualcuno, come è scritto nel libro di Ezechiele, e ci ha segnati. Sei segnato, sorella? Allora sei al sicuro. Fratelli, siete segnati? Allora siamo sicuri. Come siamo stati segnati? Dalla croce di Cristo. Gesù è morto per noi e ci ha segnati col suo prezioso sangue. E chiunque crede in Lui non perisce, ma vita eterna. E noi siamo coperti, benché non si vede, siamo segnati dal sangue di Gesù. E quando l'ultima tromba squillerà, come dice la parola di Dio, il nostro sepolcro sarà aperto e noi risusciteremo e andremo con Lui per l'eternità. Amen. Che meravigliosa speranza, che meravigliosa certezza. Che termine! Ezechiele doveva predicare, profetizzare alle ossa. Non era una bella visione, eh? Un cimitero a cielo aperto. Ezechiele, possono rivivere? Signore, tu lo sai. Profetizza queste ossa. Ci vuole fede a parlare delle ossa, molto sì. Ci vuole fede a predicare oggi a degli uomini che vivono solo per correre dietro alla lussuria, al denaro, al potere, alla gloria. Ci vuole fede. Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen. E sappiamo che stasera dei morti possono rivivere. E allora Ezechiele si mise a profetizzare e qualcosa avvenne. Come stasera qualcosa può avvenire nel tuo cuore, nella tua vita. Non siamo noi che ti faremo tornare a vivere. Non siamo noi che toglieremo quel velo di morte dal tuo cuore. Non siamo noi che faremo sì che qualcosa nasca dentro di te, nella tua mente, che la tua vita sia cambiata, che questi termini, iniquità, peccato, deserto, rovina, desolazione, ossa molto secche, morte, tombe chiuse, possono essere invece trasformate da colui che passa vicino a te. E come è scritto in Ezechiele, dice: vivi tu che sei nel sangue. E guardate come il tono cambia. Così parla il Signore. Il Signore parla di purificazione. Così parla Dio: io vi purificherò. La prima cosa, devi andare a Gesù, e non è che devi accettare la religione evangelica, perché tu puoi essere pure evangelico e vai all'inferno. No, la prima cosa è essere purificati dal sangue di Cristo, accettare il sacrificio della croce, lasciare ogni forma di idolatria, andare al Signore e chiedere perdono con tutto il proprio cuore, ravvedersi, confessare a Dio i propri peccati e la vita inizia a cambiare. E allora dice il Signore: saranno ricostruite quelle rovine e ci saranno città da abitare. Indubbiamente un testo profetico, si riferisce anche a quando il popolo di Israele tornò dalla deportazione, iniziò a costruire, si riferisce a quando è stato ricostituito lo Stato di Israele, si riferisce probabilmente al millennio. Ma noi stasera lo vogliamo prendere per me e per te. Se tu vuoi che la tua vita, la tua famiglia, la tua mente, i tuoi sentimenti siano ricostruiti, devi andare alla croce di Cristo. Amen. Devi andare a Gesù. Egli cambierà questo stato di cose. E la Bibbia ci dice, se leggete i versi precedenti, che insieme a città ricostruite, case ricostruite, vi darò un cuore nuovo. Fratelli, il primo trapianto l'ha fatto Gesù. L'uomo si illude di aver fatto il primo trapianto di cuore. Il primo trapianto di cuore l'ha fatto il Signore. Toglie il cuore di pietra e mette un cuore di carne. Ecco perché siamo sensibili. A volte ci vedete piangere, dici: ma com'è sti evangelici? Piangono, che fanno? Piangono, poi vengono da noi, ma come siete tristi? No, non siamo tristi, siamo gioiosi. Gloria a Dio, mentre lodiamo il Signore ci emozioniamo, alleluia. Non so come fanno a non emozionarsi, ma ci emozioniamo. Gloria a Dio, perché? Perché prima il nostro cuore era un cuore di pietra, insensibile, ma da quando Gesù è venuto ad abitare nella nostra vita ci ha cambiati, ha cambiato la nostra vita.
nostra vita, ha ricostruito le nostre vite, e oggi abbiamo un cuore sensibile per sentire la sua presenza. Dice: ma com'è che non avete le statue? Com'è che non avete il volto di Gesù? Non ne abbiamo bisogno. La Bibbia ci dice che le statue è idolatria. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E ci ha dato un cuore così sensibile che io non ho bisogno. Io, se chiudo i miei occhi insieme ai miei fratelli, vero fratello? E basta che diciamo gloria a Dio, noi lo sentiamo qua accanto a noi. È nel nostro cuore, nella nostra vita. Lui sta crescendo e noi stiamo diminuendo. Alleluia, gloria a Dio. Lo sentiamo che ci avvolge, che come un padre amorevole ci abbraccia, che come buon pastore ci cura teneramente, ci guida lungo le acque calme, nella pace, nei sentieri della vita, che nelle prove, nelle difficoltà non ci lascia e non ci abbandona, è sempre pronto a cibarci quando abbiamo bisogno di cibo. Quando un figlio sta poco bene, la mamma la prima cosa cerca di farlo bere, altrimenti può disidratarsi, cerca di farlo mangiare, gli sta vicino, è più debole. Abbiamo questo padre amorevole che si prende cura di noi in tutti i sensi, a 360 gradi. Che termine! È bellissimo considerare come si parla: io moltiplicherò gli uomini come un gregge. Fratelli, voi non ve ne accorgete, ma chi sta passando di là vede un gregge di pecore, e in mezzo a lui c'è il sommo pastore, il supremo pastore, il buon pastore. Come greggi di pecore consacrate, come le greggi di Gerusalemme nelle feste solenne, eravamo nel lutto, nelle tombe, ma oggi questo gregge dà gloria a Dio perché è in festa. È vero, no, fratelli? Diamo gloria al Signore. È in festa questo gregge. Che bello, che trasformazione. Risuscitati fuori dalle tombe, sarete il mio popolo, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito, farò in modo che camminerete secondo la mia parola, che osserverete la mia parola, e sarete il mio popolo, e io sarò il vostro Dio. È straordinario il cambiamento. È straordinario. È qualcosa che si vede a occhio nudo. Dici: ma tu ti sei convertito? Non se ne accorge nessuno. E allora non si è convertito. Perché la conversione si vede. Prima eravamo chiusi dentro una tomba. Poi il Signore ha aperto le nostre tombe. Vi ricordate quando Gesù andò alla tomba di Lazzaro? Vi ricordate? Togliete la pietra! Chissà che questa sera tu non debba togliere la pietra dell'incredulità. Ma Marta disse: Signore, ma questo puzza già! Ma è impossibile! Non è possibile! Che può fare il Signore stasera? Certo, noi non possiamo fare niente. Ma io, insieme ai miei fratelli, abbiamo creduto in colui che dice: Lazzaro, chiamandoti per nome, vieni fuori. Chissà, io immagino la scena, i farisei, ora preghiamo, immagino i farisei, non succede niente, ma stasera non succede niente, non avverrà nulla, non cambierà nulla, e i pessimisti ci sono e ci saranno sempre, quelli che dicono: ma non siamo buoni a niente, non ce la faremo, la nostra speranza è finita, il popolo non può cambiare, il cuore non può cambiare, mio fratello non può cambiare, non si può convertire mio marito, non è possibile. Ma chi sono io? Quello che è possibile è impossibile a te, quello che è impossibile a te è possibile a Dio. Anche di me dicevano: e questo non si convertirà mai. E oggi predico la parola di Dio, perché è Gesù che tocca il cuore, è lo Spirito Santo che convince di peccato, di giudizio e di giustizia. E noi abbiamo visto persone che sono entrati sotto le tende, schiavi della droga, dell'alcol, dietro la prigionia del peccato. Abbiamo visto e abbiamo udito sbarre rompersi dalla potenza del sangue di Gesù. E noi crediamo in colui che può ogni cosa, in colui che può cambiare la tua desolazione in un
perché c'è Gesù, non perché valiamo qualche cosa, ma perché c'è Gesù nel nostro cuore. Gesù ha cambiato il nostro cuore, la nostra vita. Egli viene accanto a te, ti chiama per nome: Signore, ma puzza già! Non limitare la potenza di Dio. Oh, Lazzaro risuscitai veramente. Se sei morto nei falli e nei peccati, la parola di Dio stasera ti può vivificare. Che bello. E io concludo: dalla desolazione al giardino. Pensate un po', abbiamo letto un verso che io pregavo mentre leggevo questi testi: Signore, fallo stasera. Quando Ezechiele profetizza allo Spirito e dice: soffia, soffia. Un soffio ci volesse proprio stasera, devo dire la verità. Ma più che il soffio per rinfrescarci, ci vorrebbe il soffio della grazia di Dio, il soffio che risuscita i morti. Se sei morto nei falli e nei peccati, stasera il Signore ti può vivificare. Ezechiele profetizza le ossa. Signore, ma che devo profetizzare? Questa è una valle. La valle nella Bibbia è il simbolo del bisogno. È molto secche. Che posso mai io fare, Signore? Sono secche. Ormai vedi la condizione. Come si può rimettere in piedi questa casa? Come si può rimettere in piedi questo giovane? Come si può rimettere in piedi questo cuore? Dio può ogni cosa. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore. Io li purificherò, essi saranno mio popolo, io sarò il loro Dio, abiteranno al sicuro. Alleluia. Dipende da te. Se apri il cuore a Gesù stasera, la tua vita può cambiare, il tuo cuore, la tua famiglia può cambiare. Noi non abbracciamo una religione, non cambiamo religione, noi accettiamo Gesù come personale salvatore. Gesù è morto al tuo posto, Gesù ha dato la vita per te. Se tu ci credi, vedrai la gloria di Dio. Alleluia. Abiteremo al sicuro. Io farò con loro un patto di pace e sarò il loro Dio. Gloria al Signore. Ezechiele aveva visto la gloria di Dio dipartirsi da quel cuore, dipartirsi dal tempio. Ma l'ultima parola del suo scritto è Yahweh Shammai. Il Signore è là, il Signore è lì. Egli rivede quel tempio ricostruito spiritualmente, il tempio nell'era millenniale. O forse c'è qualche tempio distrutto in mezzo a noi, forse il tuo cuore, che è il tempio dello Spirito Santo, è desolato, è nell'iniquità, è un mucchio di macerie, di rovine, ossa molto secche. Forse ti senti chiuso dentro una tomba. Questa sera lo Spirito Santo ti fa ritornare in vita. Ci credi? La mano di Dio è su di te, anima, ed egli compie un'opera meravigliosa, straordinaria. Egli ti vivifica, egli ti risuscita. Gloria a Dio. Signore, vieni dai quattro venti. Oh Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Alleluia, gloria al Signore. Perché dentro di noi oggi c'è lo Spirito del Signore.
chiediamo, fratelli, chiediamo il soffio di Dio. Adoriamo il Signore. Togliamo i nostri occhi, adoriamo il Signore. Dio soffia sull'assemblea. Abbiamo bisogno del soffio dell'Onnipotente. Vuoi avere la vita stasera? Profonda, la mano di Dio estesa sull'assemblea. Ci credete, fratelli? Adorate il Signore. La mano di Dio non è accorciata, non è accorciata. E l'immensa grazia di Dio. Signore, tocca. Egli sta passando lì accanto a te. Hai bisogno di ricevere vita stasera? Gesù, presentati a Lui, Egli ti dà la vita stasera. Fratello, non credere che sia tutto finito, che non ci sia più speranza. Forse sei angosciato per qualche situazione particolare, sei venuto qui con il lutto nel cuore.
tuo cuore, della tua casa, le nostre case erano in rovina. Corsini Pietro di venire qui sul pulpito e di concludere con una preghiera. Gloria, alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Oh Dio d'amore, padrone del cielo e della terra, possessore delle anime nostre, così qual siamo, Signore, davanti a te, onde poter chiederti, oh Signore, che tu possa del continuo spandere la tua benedizione sopra di noi, che il tuo spirito possa eleggere su di noi. Noi te ne ringraziamo, Signore. La prima cosa, Dio, quello che tu ci hai dato, la salvezza. Eravamo tante osse sempre, eravamo lì accantonati, oh Dio, in quella tomba, Dio, dove non vi è la speranza della nostra vita. Ma tu, Signore, hai mandato il tuo santo figliuolo per poter farci rivivere, oh Dio, per poterci dare la vita, oh Signore, e poterci incamminare nella via della vita. Perciò, Signore Dio, tu che ci hai riuniti, chi da una parte e chi dall'altro, per essere davanti a te in questa sera, in un modo particolare, coloro che per le prime volte si trovano in mezzo di noi. Oh Signore, fa che tu possa entrare nelle loro vite, fa che tu possa bussare ai loro cuori. Un giorno l'hai fatto a noi, oh Dio, non siamo stati noi a cercarti, ma tu, Padre, dagli la tua pietà, nel tuo amore, nella tua misericordia, hai voluto bussare, oh Signore, la porta del nostro cuore, e noi te ne ringraziamo che ci hai dato, Signore, quella franchezza di poter ospitarti, oh Signore, ci hai dato, Padre, quello di poter essere Dio nelle tue vie. Perciò, Padre di grazia, tu come in questa sera ci hai dato a conoscere che vi era l'impossibilità all'uomo, quello di dare vita a quelle osse, ma in Dio ogni cosa è possibile. Perciò, Signore, questa sera è possibile a te che tu possa rimuovere
possa un Signore scuotere quei cuori al quale che si professano magari duri, ma tu, oh Signore, sei colui che togli quella pietra e sei colui che dona, oh Signore, il tuo Santo Spirito in tutti coloro i quali che vogliono sperimentarti. Perciò, Signore, dacci da poter essere perseveranti in questa fede, perseveranti nella sana dottrina dei santi al quale ci hanno preceduti, essere insegnati da te. Perciò, Dio d'amore, uniscici del continuo, Signore, a te, fa che del continuo potremo essere veramente una famiglia che ti serve, una famiglia che ti onora, una famiglia, oh Signore, che possa seguire il tuo consiglio, quel consiglio dell'amore, quel consiglio della perfezione. Perciò, Padre, ogni cosa te la chiediamo, Dio, che tu possa del continuo, come ti è stato, Signore, presentato questa città davanti a te, questo paese, oh Signore, oh Dio d'amore, fa che diventino, Signore, oh Dio di grazia, tuoi servi e tue servente, le autorità di questo paese. Vuoi tu, Signore, benedirli, vuoi tu dare tanta grazia affinché loro ci hanno dato un cammino libero, oh Signore, è nella tua mano, fa che ogni cosa è nel tuo progetto, ogni cosa è nel tuo volere. Ed ora, Padre, tu sai che dobbiamo separarci, accompagnaci alle nostre dimore, sia del continuo il tuo santo timore in noi, rimani ancora con questi cari che rimangono ancora la nottata per essere guardiani di questa tenda, guardiani al quale tu hai provveduto a ciascuno di noi. E nel nome ammirabile del tuo figliuolo Gesù veniamo a chiederti ogni grazia, aiuto, soccorso, benedizioni, che il tuo nome sia lodato, glorificato, benedetto in eterno. Amen. Il nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno. Amen.